Il comune di Alanno per il terzo anno ha assegnato le borse di studio ad alcuni studenti più meritevoli dell'Istituto Agrario Cuppari. Si tratta della terza edizione dell'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Alanno, in particolare dall'assessore Gaetano Cuzzi, che ha conferito le borse di studio a 6 studenti dell'Istituto Agrario. I ragazzi hanno concluso il primo anno di studi e si sono particolarmente distinti per merito, soprattutto in un periodo quale quello del Covid, che non è certo semplice tra didattica a distanza e stravolgimenti vari. All'iniziativa hanno preso parte tra gli altri il sindaco Oscar Pezzi, la dirigente scolastica Maria Teresa Marsili, il vice sindaco Fabio Di Domizio, oltre ovviamente ai 6 studenti premiati. Questo è un istituto storico non locale, l'istituto storico a livello regionale, che si può dire. E noi cerchiamo di incentivare, di pubblicizzare questo istituto nei modi che possiamo, anche se le competenze scolastiche non sono nostre, però l'amministrazione è molto vicina a questa scuola, a cui tiene particolarmente. Ma l'iniziativa è partita dal mio grande assessore Cuzzi, che praticamente ha voluto in qualche modo incentivare questa scuola, cioè far notare che questa amministrazione è vicina a questa scuola, e incentivando anche i ragazzi all'iscrizione, dando un piccolo contributo che poi vanno a coprire le spese generali per raggiungere l'anno, che è un po' fuori mano in realtà, insomma. Alla scuola, che conta oltre 200 studenti, è annesso anche un convitto. La somma che noi diamo come premio può anche coprire le spese parte del convitto per chi sta in convitto, perché chi sta in convitto aiuta sicuramente a contribuire sulle spese di trasporto, di gestione per la scuola. Ricordiamo che questa scuola è un po' distante dai centri normalmente dove stanno le scuole superiori, ma solo per questo e anche per questo è un istituto importante nel settore agrario, che oggi dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello della Regione Abruzzo. Anche perché è uno degli istituti più antichi agrari, più antichi d'Italia. Eh sì, è uno degli istituti più antichi d'Italia, istituti tecnici agrari. Questo era un regio istituto tecnico, poi passato statale, e speriamo che con corsi che noi cercheremo di far raggiungere ai corsi normali di diploma, ai corsi di specializzazione, possa dare ancora maggior lustro, maggior proseguo a questa attività scolastica. Uno dei fiori all'occhiello della città di Alanno. Sicuramente uno dei, se non è, penso di poter dire che è il primo fiore all'occhiello della città di Alanno. Questo istituto dà vita alla nostra cittadina. Com'è stato lavorare al tempo del Covid? Ma diciamo che purtroppo questo periodo ci dà tantissime difficoltà, e gestire il comune di Alanno, anche se piccolo, ha avuto un sacco di problematiche. Ma vediamo che una luce al di fuori del tunnel, spero che tutto vada nel migliore dei modi, anche perché posso dire che all'anno da un po' di giorni, quasi un mese, siamo a 0 contagiati, quindi abbastanza bene, speriamo nel futuro. Ma è abbassare la guardia ovviamente? Assolutamente no, sempre tenendo presente tutte le misure di sicurezza possibili, ma siamo sempre su chi va là naturalmente. E speriamo in un futuro confortante. La preside stessa ci ha detto che gli iscritti al Cuppari sono addirittura aumentati per il prossimo anno. Sì, questa è una notizia molto piacevole. Noi cercheremo di portare anche un piccolo convitto femminile, che oggi purtroppo manca. Difatti le ragazze che si iscrivono a questa scuola non hanno un alloggio se vogliono rimanere qui. E questo è un qualcosa che stiamo affrontando anche con iniziative private, casomai vediamo come andare avanti. L'iniziativa in realtà nasce forse sempre l'anno precedente rispetto a quando poi questo evento viene realizzato, perché già nella fase di iscrizione, quindi quando i ragazzi frequentano il corso della scuola secondaria di primo grado, al momento dell'iscrizione viene promossa questa iniziativa, che non è certamente un modo per catturare i ragazzi, perché non è questa la ragione per la quale loro si iscrivono a questo istituto, ma è sicuramente un contributo importante che in momenti così particolari della nostra economia rappresenta un sostegno per le famiglie e che può essere spendibile per i ragazzi sia ai fini dell'acquisto dei libri di scuola, sia per i trasporti o comunque per qualsiasi necessità, anche per l'acquisto di notebook, di tablet, che negli ultimi tempi sono stati assolutamente necessari per ciascuno di loro. Ed è un'opportunità. Vengono chiaramente premiati i ragazzi più meritevoli, che provengono dalla scuola secondaria di primo grado e che si iscrivono al nostro istituto e che avviano quindi questo percorso che durerà
5 anni e che speriamo possa poi concludersi con la realizzazione di un traguardo altrettanto brillante e meritevole quando acquisiranno proprio il diploma conclusivo di perito agrario. E di solito questa occasione è sempre combinata con degli eventi che vengono organizzati all'interno dell'istituto, però purtroppo la condizione pandemica che si è verificata quest'anno ci ha indotti a diciamo prorogare questa iniziativa, che stiamo comunque concludendo in chiusura di anno scolastico, quindi siamo proprio al termine, in prossimità degli scrutini, e speriamo che con la promozione dei ragazzi all'anno successivo ci possa essere anche questo dono che simbolicamente rappresentiamo in questa giornata, ma che per loro sarà un sostegno, un riconoscimento e un'opportunità. Preside, com'è stato studiare e lavorare al tempo del Covid? Non è stata una passeggiata, è stata una situazione abbastanza complessa, vissuta con forza e con determinazione da parte del personale docente, che sin dallo scorso anno ha dedicato al massimo ogni potenzialità e opportunità per garantire a questi ragazzi non un'alternativa, ma una scuola diversa. E per i ragazzi è stato comunque altrettanto importante e faticoso allinearsi e capire che la scuola a distanza è scuola a tutti gli effetti, sostenere i tempi, sia pure con una didattica sincrona e asincrona a seconda delle circostanze, con continue aperture e chiusure, e quest'anno la scuola superiore ha risentito di diverse chiusure, anche con quarantene che sono state indotte da casi sporadici, devo dire, ma che comunque ci sono stati, ha visto impegnati sia i grandi che i meno grandi, diciamo, in un'azione molto incisiva e forte. Certamente ai ragazzi è mancata un po' la parte laboratoriale, e sono mancati i percorsi di alternanza scuola-lavoro, e comunque diciamo hanno riempito anche questo vuoto che speriamo di poter colmare l'anno prossimo. L'Istituto Cuppari, uno dei più antichi d'Italia, quanti studenti ci sono e soprattutto c'è un convitto di tutto rispetto? Sì, allora è una scuola antica, ormai siamo prossimi ai 162 anni di vita, e ci sono solo in questo istituto iscritti circa 200 ragazzi, un altro anno ne avremo ancora qualcuno in più, intorno ai 210-220 unità. C'è un convitto che può ospitare circa una settantina di ragazzi, ma che è stato numericamente ridotto data la condizione pandemica, quindi abbiamo anche diminuito i posti letto, non perché non ci siano, ma proprio per assicurare il distanziamento. Soddisfatti gli studenti alla telecamera di Luca Cornelli. Francesco, un bel riconoscimento questa borsa di studio che ti fa onore. Sì, senz'altro, dopo tanti sacrifici che ci sono stati, sicuramente un bel riconoscimento, una bella ricompensa. Perché tu dici sacrifici, soprattutto in tempo di Covid non è stato facile? No, non è stato facile, inoltre comunque ci sono state sempre un po' di difficoltà, anche se non gravissime, però le difficoltà ci sono sempre state. Oscar, questa borsa di studio cosa rappresenta? Per me è come un onore, perché all'inizio, molti anni fa, cioè non ero il primo della classe, ma grazie ai parenti che mi hanno aiutato sono molto contento di ricevere questo premio. Chiedo anche a te, come ai tuoi compagni, perché hai scelto proprio l'Istituto Agrario? Perché tra quelli che conoscevo pensavo che era il migliore per raggiungere, cioè per diventare una guardia forestale. Michelle, una borsa di studio che immagino faccia sempre piacere. Sì, comunque è un premio ottenere questa cosa, anche perché non mi aspettavo di ricevere questa borsa di studio, e spero che continuerò anche a studiare in questa maniera, perché non ho mai studiato così. Beh, vuol dire che sei stata brava e forse sei intelligente di tuo, quindi ti basta poco per apprendere. Diciamo, non molto però. Perché hai scelto l'Istituto Agrario? Perché comunque è una scuola interessante,
soprattutto con le materie, nuove materie che diciamo servono in questi anni, soprattutto anche nel futuro, serviranno per le basi. Francesco, tu sei di Alanno, quindi immagino per te doppia soddisfazione ricevere questa borsa di studio da parte del comune. Sì, sì, una grande soddisfazione sia per me sia anche per il mio comune, per i miei amici, per valorizzare anche il comune, per far vedere che insomma è importante anche studiare, che è un comune anche buono, che riesce a valorizzare meglio il lavoro degli studenti. Beh, io siccome sono legato anche all'ambito dell'agricoltura, mi piace molto, fin da bambino avevo intenzione di venire all'agrario, è diciamo un sogno che si è avverato. Già sai cosa fare, tra virgolette, da grandi oppure no? Sì, vorrei sempre rimanere nell'ambito dell'agricoltura, nell'ambito veterinario, insomma. A chi consiglieresti di frequentare l'Istituto Agrario Cuppari? Beh, in generale a tutti quanti, a chi piace diciamo studiare, perché è anche una bella scuola dove si studia tanto, e anche per chi diciamo è legato all'agricoltura, perché ti insegna tanto. Adesso nei primi anni non tanto, però dopo si andrà sempre di più a diciamo a effettuare lavori anche sul terreno, come ci hanno spiegato i professori. Ed è bello che soprattutto i giovani possano prendere le redini dei propri padri, dei propri nonni, delle proprie mamme, delle proprie nonne. Sì, 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 anche io come aiuto mio nonno anche in questi giorni è molto bello. Valentina, la tua maglietta, we are happy, noi siamo felici e tu sei felice oggi per questa borsa di studio? Sì, sono felice, sì. Sì, non me l'aspettavo che lo prendevo. Beh, il primo anno vuol dire che hai studiato, vuol dire che hai imparato tanto, hai preso tanto, anche perché è stato un anno difficile per via del Covid. Diciamo un po', sì. Perché hai scelto l'agrario? Cioè, a parte perché è una bella scuola, poi quando sono andata a fare gli open day mi è piaciuto un sacco per le materie, per la struttura, e quindi ho scelto questa scuola. Ho fatto anche la stessa domanda ai tuoi compagni, cosa vorrei fare, tra virgolette, da grande? Già hai un'idea precisa o non ancora? Per ora ancora no, poi non si sa mai. Nella vita, tu dici. Le materie che ti piacciono di più? Diciamo tra geografia un po' di tutto, cioè dipende, cioè ci sono materie che mi piacciono di meno e chi mi piace di più. Come d'altronde come tutti. Giusto. Pierluigi, un bilancio di questo primo anno che finisce con questa borsa di studio, insomma, ben venga. Sì, sì, beh, è vero. È stato un anno diciamo abbastanza discontinuo, anche perché tra DAD e presenza c'è stata poca presenza. È stato un anno bello, sì. Perché hai scelto l'agrario? Perché mi piace la natura prima di tutto e poi mi piace stare in mezzo al verde. Molti hanno detto così, dei tuoi compagni ovviamente. Senti, cosa vorrai fare un giorno finita la scuola? Un giorno non saprei bene, però penso a un futuro forestale. Sindaco, insomma, ci sono materie che poi si proiettano nel futuro, come la natura, l'ecosostenibilità, e quindi un istituto importante anche per questo. Sì, sicuramente questo, però posso dire che questa scuola dà anche altre possibilità. Da qui sono usciti i diplomati che poi hanno fatto i medici, hanno fatto altre attività anche in modo molto molto bello, quindi con carriere aperte, quindi sicuramente la preparazione di questo istituto non è limitato solo al tipo agrario o forestale, ma sicuramente dà possibilità enormi di sbocco nelle università. Per concludere, il suo augurio agli studenti che ci stanno guardando. Ma a loro mi auguro veramente un futuro felice, fantasioso. Loro sono nei primi anni, quindi hanno tutta una vita davanti, e spero che la loro carriera sia veramente estremamente bella.